estremamente insidiosa. C'è uno specialista come Roberto Baggio, oggi la sua 100ª partita in Serie A. La battuta, la palla viene deviata molto bene dal portiere Fiori, che devia in calcio d'angolo. Bella punizione di Baggio, era prevedibile, un'insidia per il portiere Fiori, ed è bravo il portiere della Lazio a deviare in calcio d'angolo. Ecco che si riprende con le immagini dal vivo dopo il replay della parata di Fiori, con il tiro d'angolo in favore della Juventus, mischia in area di rigore, c'è anche Julio Cesar che si è portato in avanti, quindi Corini mette in mezzo in una zona in cui non ci sono compagni, sbroglia la situazione Fiori. Siamo con queste immagini intorno al 24esimo del primo tempo, il punteggio di 0-0, vediamo le formazioni delle squadre. La Juventus è stata schierata da Gigi Maifredi un po' a sorpresa, con Tacconi, Lucchi, Luppi, Julio Cesar, Corini, De Marchi, De Agostini, Hesler, Marocchi, Di Canio, Baggio e Schillaci. Dunque c'è Di Canio, l'ex, non c'è Casiraghi che va in panchina, quindi una sola punta, Schillaci, con l'appoggio naturalmente sia di Di Canio sia di Baggio che del tedesco Hesler. Anche in difesa c'è Luppi come difensore esterno destro, e davanti alla difesa c'è Corini e non c'è Fortunato, che invece è in panchina. Corini con numero 4, reduce dalla bella prestazione, l'ex bresciano in Under 21 giovedì, nella partita vinta a Ferrara dall'Italia Under 21 sull'Ungheria. La Lazio gioca in maglia gialla da destra a sinistra in questo primo tempo, con Fiori, Bergodi, Sergio, Pin, Gregucci, Soldà, Madonna, Sclosa, Ridle, Domini e Sosa, quindi la formazione che era prevedibile. Non ci sono novità nella formazione che Dino Zoff presenta a Torino, è la prima volta che Zoff affronta la Juventus da avversario, non è la prima volta che va a Torino. Intanto seguiamo questa azione di Domini nell'area di rigore, il rimpallo ferma il regista della Lazio e riparte l'azione della Juventus con un'avanzata di De Agostini, con la collaborazione di Baggio, ancora il pallone verso De Agostini. Zoff ha già giocato con la Lazio a Torino, la partita di esordio del campionato fu un pareggio. In classifica la Lazio finora, dopo le prime 5 partite, ha una vittoria, 3 pareggi e una sconfitta, fuori casa un pareggio e una sconfitta, appunto il pareggio proprio qui allo Stadio delle Alpi di Torino. Manovra adesso la difesa della Lazio con un lancio di Gregucci verso Pin, è un ex. Bergodi cercava di proiettare in avanti circa 40.000 spettatori allo Stadio delle Alpi di Torino, una giornata di sole ancora calda. La partita diretta dall'arbitro Delia di Salerno con la collaborazione dei guardaline Buonocore e Tarantola. In posta Marocchi, Julio Cesar, solida difesa zona del Juventus di Maifredi con Luppi a destra, Di Agostini a sinistra, Julio Cesar e De Marchi centrali. Palla che sfugge al controllo di Di Canio, quindi Hesler però le prese con Sergio, cerca di rientrare in azione lo stesso Di Canio, poi anche Corini fatto fuori da questa triangolazione di Sosa con la collaborazione di Sergio. Su Sergio va Julio Cesar a chiudere in fallo laterale. La rimessa in gioco di Sergio che cerca lo scambio con Sosa, il passaggio di ritorno viene intercettato, ma ancora una rimessa in gioco per la Lazio con Sclosa, Gregucci, Soldà, Bergodi, cercava di lanciare Madonna, la palla giunge ugualmente a Madonna che fa inserire Pin, fermato al limite dell'area di rigore, c'è Hesler che effettua il rilancio, ma ancora Sergio pressa sui centrocampisti juventini. Sergio Hesler allora in posto dalla parte opposta, dove si inserisce Marocchi, Madonna in azione di ripiegamento, il cross di De Agostini, il colpo di testa di Marocchi, la palla sfugge al portiere Fiori, finisce sul palo.
questo episodio al 27esimo del primo tempo. Juventus vicina al gol con un colpo di testa di Marocchi e un intervento difettoso di Fiori. La palla però si è fermata sul palo. Sempre 0-0, 27esimo del primo tempo. La Juventus in questa prima mezz'ora di gioco continua ad esprimere una marcata superiorità. Già nei primi minuti, intorno all'ottavo, nono e decimo consecutivamente, ha creato azioni pericolose. Rivediamo il cross di Diego Sidi, il colpo di testa di Marocchi, la palla che sfugge al controllo di Fiori, il portiere del Lazio fortunato, la palla gli carambola sul palo e lo stesso Fiori può recuperarla. Poi successivamente abbiamo avuto anche un atterramento di Sosa e un'ammonizione a De Marchi, quindi un bel tiro di Sosa intorno al 20esimo. Partita comunque equilibrata, anche se la Juventus in questa prima fase dell'incontro sta assumendo una certa supremazia del gioco, ma l'incontro resta abbastanza aperto e piacevole. Ecco che viene lanciato Baggio, va al cross Baggio, colpo di testa da parte di Gregucci che mette fuori area, comunque subentra nell'azione Ruben Sosa, evita in dribbling Baggio, collaborazione di Sosa con Sergio e quindi disimpegno del terzino esterno con la collaborazione del portiere Fiori. Riparte la Lazio con Bergodi, quindi Pin, Sclosa, ex torinista. Da Sclosa la palla prosegue verso l'uruguaiano Sosa, punta verso l'area di rigore, Sosa cerca la collaborazione con Ridel, i due incrociano ma si chiude bene la difesa della Juventus che rilancia prontamente. Ecco Di Canio, l'ex, attesissimo, in maniera anche abbastanza polemica, lei viene fermato al limite dell'area di rigore Di Canio che protesta, ma l'arbitro Delia non ritiene di dover intervenire, non ravvisando irregolarità nell'intervento su Paolo Di Canio. Quindi l'azione ora è della Lazio con Sclosa, quindi Pin, un po' più avanti c'è Domini, mentre siamo ormai arrivati alla mezz'ora del primo tempo col punteggio sempre di 0-0. Centrocampo della Juventus che riconquista la palla, Baggio fa viaggiare Hesler, tutto spostato a sinistra, Hesler cerca lo spazio per il tiro o per il cross, penetra in area, va al tiro sulla traversa, tiro di Hesler sulla traversa, appena 2 minuti e mezzo dopo il palo di Marocchi. Rivediamo la conclusione di Hesler che finisce sulla traversa, palo e traversa colpiti dalla Juventus in rapida successione. Al 27esimo colpo di testa di Marocchi che ha colpito il palo dopo un errato intervento di Fiori, al 30esimo circa la traversa colpita da Hesler a conferma di un momento di maggiore supremazia da parte della Juventus. Colpo di testa di Julio Cesar, Marocchi cerca di allargare verso Hesler che non scatta in tempo, l'azione sfuma in fallo laterale. Soldà, Pin, Bergodi, Fiori, in casa finora la Juventus non ha mai vinto, ha ottenuto 2 pareggi, globalmente 7 punti della Lazio, della Juventus provengono da 2 vittorie esterne e 3 pareggi, nessuna sconfitta ancora per la Juventus nelle 5 partite finora giocate, una sconfitta invece per la Lazio con 1 vittoria e 3 pareggi. Imposta adesso la squadra romana con Soldà, la triangolazione ancora a beneficio del libero, fatto proseguire molto bene da Sosa Sergio, sul quale è andato a chiudere Julio Cesar. Sosa, ancora inseguito dallo stesso Cesar, bell'intervento del brasiliano. Cesar mette in movimento Schillaci, ancora verso Julio Cesar, penetrazione tentata ma non riuscita dal giocatore brasiliano. Gregucci, Sclosa,
ancora Gregucci. Pin. Ancora fa la sponda, Pin adesso per Bergodi, Madonnas si allarga nella posizione di ala destra, inseguito da Di Agostini. Madonna effettua questo rilancio in avanti, vanno a schierarsi le due punte Ridle e Sosa, ma in mezzo a loro interviene Luppi che devia in calcio d'angolo. Tacconi va a piazzare la barriera, meglio ancora la difesa davanti al calcio d'angolo, dando anche qualche disposizione, qualche rimprovero. Ecco che parte lunghissima la traiettoria, Hesler gira fuori dell'area, ancora Hesler riceve il passaggio di Di Canio, imposta il tedesco campione del mondo, compagno di squadra nella Germania naturalmente di Kalle Riedle. Confronto fra i due tedeschi in questa partita, avanza adesso la Juventus con Marocchi, quindi Baggio tenta di allargare il gioco per Luppi. Ancora Baggio, Gregucci di testa svetta, De Agostini rimette a terra, fa partire un sinistro che finisce fuori sull'esterno colpendo un palo di sostegno. Superata abbondantemente la mezz'ora del primo tempo con la situazione sempre di parità fra Juventus e Lazio, 0-0. C'è il colpo di testa di Corini, messa la palla a terra da Sergio, che allarga per Pinne un po' in ritardo, infatti non riesce l'ex juventino a intervenire su quel pallone. La rimessa in gioco è juventina, De Marchi per Marocchi, entrambi ex bolognesi come Luppi del resto. Hesler staziona spesso sulla fascia sinistra, Hesler, ma Sergio non si sposta, Bergodi e Sergio sono praticamente a zona. Pinne, Madonna, Riedle, sul quale interviene De Marchi, palla raccolta da Sclosa, pronto il lancio di Sclosa per Ruben Sosa, tentativo di contropiede, c'è questo intervento di Luppi su Sosa e ammonizione decretata dall'arbitro Delia, ecco che sta accorrendo, il gesto è chiaro. E infatti tira fuori il cartellino, è inevitabile l'ammonizione di Luppi e danni di Sosa, lanciato molto bene in contropiede. Adesso vediamo Luppi che se la prende un po' con i compagni proprio per la rapidità dell'azione che aveva portato, eccolo che la stiamo rivedendo, lanciato Sosa molto bene in contropiede e stava penetrando in area di rigore, Luppi ha dovuto fermarlo trattenendolo per la maglia. Moniti già De Marchi e Luppi, mentre vediamo Sergio Domini che va alla battuta di questo calcio di punizione in favore della Lazio. Siamo intorno al 37esimo minuto del primo tempo, la punizione direttamente in porta sul secondo palo, il diagonale di Domini era molto avanzata verso la porta, vediamo, e infatti più che tentare di far intervenire i compagni, forse Domini aveva cercato direttamente la soluzione. Fuori questa pericolosa punizione di Domini verso il 37esimo, il punteggio è sempre di 0-0 fra Juventus e Lazio. Dopo un palo e una traversa colpiti dalla Juventus, anche la Lazio si è resa pericolosa in questa fase dell'incontro e la partita resta aperta, ben giocata dalle due squadre. Carambola la palla fra Corini e Sclosa, poi c'è un fallo ai danni di Domini e un calcio di punizione in favore della Lazio. Domini batte lui stesso la punizione, Sergio, collaborazione di Sosa, ancora bella triangolazione Sosa-Sergio, ma sul passaggio di ritorno dell'uruguaiano a Sergio
il terzino fluidificante della Lazio era finito in fuorigioco e quindi si riprende con un calcio di punizione per l'offside già servito Hesler, mentre rivediamo l'azione con il lancio a Sergio che era in fuorigioco. Baggio, Corini, Marocchi tenta di far scattare Schillaci, sul quale c'è Bergodi che ha lasciato pochissimo spazio al siciliano. Bergodi ancora indietro a Fiori. Gregucci. Sergio. Corini ferma anticipandolo Domini, quindi il rilancio di Corini ancora per gli avanti, ma c'è questa apertura per Di Agostini che comunque rincorrendo la palla prosegue l'azione tentando la triangolazione, passaggio di ritorno verso De Agostini, forse c'era un intervento di mano, l'arbitro ha visto anche una spinta, quindi la palla è per i laziali. Domini, cerca di contrapporsi Hesler. Il tedesco allarga adesso per Di Canio, sul quale c'è Pinne in questa circostanza. De Marchi effettua un rilancio troppo in profondità. Si è un po' affievolita la pressione della Juventus, che sembra essersi esaurita con i due palloni finiti sul palo e sulla traversa. La prima mezz'ora è stata di netta marca juventina, con queste due azioni in cui la Juventus è andata vicinissima al gol. Ora la partita sta tornando in equilibrio, salta Luppi insieme a Sosa, palla messa a terra dai bianconeri che manovrano con Hesler che cerca di dettare il gioco, ma Domini lo ferma. Ancora un intervento di Domini su Corini, la palla va ugualmente a Di Canio, fermato ancora da un intervento di Domini, poi c'è un fallo su Sosa. Fallo su Sosa che stiamo rivedendo da parte di Luppi, giocatore che è già stato ammonito, così come è già stato ammonito De Marchi. Calcio di punizione in favore della Lazio, vediamo Sosa allontanarsi mentre Domini è sulla palla per la ripresa del gioco. Vicino a lui c'è Sergio. Scambio fra Sergio e Domini, il regista laziale cerca di far proseguire Sclosa, su cui è in anticipo Giulio Cesar. Disimpegno per Tacconi che non ha avuto molti problemi in questo primo tempo, siamo già al 40esimo. Ancora Giulio Cesar fa proseguire il giovane Eugenio Corini, quindi la palla a Luppi. Tenta Baggio di sfuggire al controllo di Gregucci. Rivediamo anche questo episodio del contrasto fra Gregucci e Baggio che origina questo calcio di punizione in favore della Juventus. C'è Baggio alla battuta. Sosa era nella mini barriera davanti alla punizione di Baggio, controllata direttamente da Fiori. Sul rinvio lunghissimo la Lazio imposta un contropiede, Giulio Cesar alle prese con Sosa, Sosa gli sfugge, Giulio Cesar però lo controlla, ma Ridley gli toglie la palla ancora verso Sosa, c'è un fallo su Sosa e c'è un altro calcio di punizione in favore della Lazio. C'è stato questo intervento di De Marchi su Sosa. Sosa aveva tentato di disturbare Giulio Cesar, poi Ridley in aiuto aveva supportato il tentativo di contropiede della Lazio, che ora guadagna questa bella punizione da posizione invitante, favorevole. Nella Lazio ci sono buoni tiratori come Sosa, Sergio e come Domini.
vediamo proprio Domini sulla palla, Sergio e Sosa sono vicini, Sergio si allontana, Sosa resta per concertare la maniera di battere la punizione. Hesler, Marocchi, Giulio Cesar, Corini vanno a infoltire la barriera della Juventus per rendere una rincorsa, invece è Domini fuori, anche la punizione di Domini va a fil di palo, finisce così il primo tempo sullo 0-0. Siamo adesso alla mezz'ora del secondo tempo, sempre 0-0, Sosa il lanciato, approfitta di un intervento sbagliato e va vicino al gol, punteggio sempre di 0-0 con la Lazio pericolosa. Adesso siamo al 31esimo del secondo tempo, vediamo questo lancio di Sclosa lunghissimo e Sosa approfitta di un malaccorto intervento difensivo, poi fa un tunnel a tacconi ma il suo diagonale si perde a fondo campo. Nel secondo tempo la Lazio è stata finora più brillante, partita molto equilibrata, con però una Lazio in crescita rispetto a quanto si è visto nel primo tempo. Ancora Ridley ed è Tacconi che deve uscire fuori dall'area di rigore, la difesa zona della Juventus lascia qualche spazio di troppo per le incursioni in contropiede di Ridley, soprattutto di Sosa, molto veloce. La Lazio punta molto con lanci lunghissimi proprio per far scattare questo contropiede. La Juventus ha operato un paio di sostituzioni facendo entrare al 23esimo Casiraghi con il numero 16 al posto di Di Canio e poco prima al 18esimo Galia con il numero 14 al posto di Luppi. Vediamo Corini. La palla invece è controllata da Sclosa. E la Lazio che fa più gioco in questa fase centrale del secondo tempo, replica adesso la Juventus con Corini, intercetta ottimamente Domini. La Lazio è rimasta nella stessa formazione del primo tempo, invece la Juventus ha fatto due sostituzioni, Ridley in area, si chiude la difesa della Juventus, difesa che di tanto in tanto si espone a qualche affanno, anche perché la squadra si sbilancia in avanti alla ricerca del gioco, alla ricerca del gol. Adesso Hesler mette in movimento Baggio che fa venire avanti molto bene Giulio Cesar, penetra nel rigore il brasiliano ma poi precipita tutto con un tiro, c'erano Schillaci e un altro giocatore ben appostato in aria, ecco infatti che Giulio Cesar va al tiro un po' precipitoso, anche se comunque abbastanza insidioso, ma forse due suoi compagni erano meglio piazzati per ricevere un cross in area. Pin, Domini, allarga per Madonna, un cross di Madonna per l'intervento ancora di Ridley, ottimo colpitore di testa il tedesco, si conferma anche in questa circostanza. Rivediamo il cross di Madonna e il perfetto stacco di Karl-Heinz Ridley con palla comunque fuori bersaglio. Tutto questo al 33esimo minuto del secondo tempo, sempre 0-0 fra Juventus e Lazio. Baggio, qualche problema per Casiraghi sul quale è intervenuto Bergodi. Grigucci controlla Schillaci, Bergodi controlla Casiraghi in questo secondo tempo quando la Juventus ha fatto entrare Casiraghi al posto di Di Canio. Sosa per Sergio, di fronte a Sergio c'è Galia, troppo in profondità il passaggio verso Sosa, Giulio Cesar può controllare e mettere in movimento Tacconi, il cui rinvio adesso è raccolto da Marocchi, quindi Baggio cerca di districarsi fra avversari, Baggio tentando poi un lancio in profondità a beneficio di Schillaci, collaborazione da parte di Giulio Cesar, cross del brasiliano, intervento di Soldà, raccoglie però prontamente il centrocampo della Lazio con Pin fuori dell'area di rigore, quindi prosegue l'azione il regista Domini.
velocemente, la Lazio trasforma i disimpegni difensivi in tentativi di contropiede. Adesso viene fermato Riedle, De Marchi, Di Agostini, Marocchi, Baggio. Ancora un rilancio di Marocchi, intercetta però d'anticipo Soldà. Palla adesso per Madonna. Dietro c'è Bergodi a controllare. Ancora Bergodi in posta ricevendo da Tacconi, quindi da Fiori, quindi Domini. Per Madonna, ancora un cross, ancora un colpo di testa da parte di Riedle, si è ripetuta l'azione di prima e la palla ancora finisce fuori, e su questo colpo di testa che stiamo rivedendo possiamo concludere.